benvenuti amici di Mobile OS a questo 22esimo appuntamento, primo appuntamento di agosto. Questa settimana abbiamo parlato di due dispositivi top di gamma, abbiamo fatto la recensione finale del Sony Xperia Z2, mi è piaciuto particolarmente, andate a leggere la recensione perché è un dispositivo che ne vale davvero la pena di leggere e approfondire riguardo il suo utilizzo e le sue prestazioni. Altro dispositivo molto interessante è l'LG G3, abbiamo fatto l'anteprima, il primo avvio proprio in questa settimana e la settimana a venire faremo anche la recensione finale. Anche questo è un prodotto molto interessante, un terminale scattante, rapido, con uno schermo davvero molto definito, quindi anche in questo caso vi invito ad andare a vedere l'unboxing e il primo avvio e poi ad attendere la recensione settimana prossima. Altre recensioni o confronti fatti in settimana riguardano l'HTC Desire 610, anche questo un dispositivo di fascia media, ma che grazie alla particolarità dell'interfaccia di HTC, la Sense e il software stesso montato, devo dire, danno delle prestazioni molto importanti. Per quanto riguarda invece il resto, abbiamo parlato dell'unboxing del Motorola Moto E, il dispositivo entry level di Motorola, e alcuni confronti tra alcuni dispositivi di HTC, tra l'HTC Desire 500 e il 601, il Lumia 530 e il Moto E, e lo Xiaomi Mi 4 con l'M8 e il Sony Xperia 02. Questo però un confronto tecnico e non di recensione più nel video. Per quanto riguarda la recensione che faremo nella settimana prossima e in quelle a venire, vi ho detto l'LG G3, faremo la recensione finale del Motorola Moto E e lo confronteremo all'Y530. Abbiamo fatto anche un interessante confronto tra il Samsung Galaxy S5, il Sony Xperia 02 e l'LG G3 e il Samsung Galaxy Note 3. Quindi un bel confronto tra tutti questi dispositivi che sicuramente sarà molto interessante, sia in confronto video che faremo recensioni apposite su questi elementi. Poi, altro discorso, concluderemo appunto la recensione sul Moto E, come vi stavo dicendo, e inizieremo a provare l'Asus Padfone Mini. Vediamo un po' quindi come si comporta questo particolare dispositivo di Asus. Per quanto riguarda le notizie invece fatte in settimana, le più importanti riguardano le numerose indiscrezioni arrivate riguardanti il Nexus 6 e il Samsung Galaxy Note 4. Nexus 6 che ormai sembra essere prodotto da Motorola, anche se abbiamo visto che in settimana HTC ha ripreso quota nelle indiscrezioni, display tra i 5.2 e i 5.9 pollici e tante altre particolarità che potete trovare nell'articolo apposito. Samsung Galaxy Note 4, forse il dispositivo verrà prodotto con finiture metalliche, quindi un misto tra metallo e plastica, forse avremo il processore, volevo dire, ecco, lo Snapdragon 801 nella versione e 805 nella versione europea e l'Exynos invece in quella asiatica e nordamericana. Inoltre avremo i 32 GB di storage che sembrano confermati e i 3 GB di RAM, più altri sensori, altre particolarità che vi invito ad andare a vedere direttamente nell'articolo riepilogativo che abbiamo fatto proprio in questi giorni. Altre notizie interessanti sono state riguardanti alcuni dispositivi indossabili della OnePlus, chiamato il One Watch, alcuni dispositivi tondeggianti, sempre indossabili, smartwatch di Samsung, che sono stati brevettati. Poi notizie su aggiornamenti di Lumia 1320 e Lumia 520 a Lumia Xian e la presentazione del Samsung Galaxy Alpha, quel dispositivo dalle spiccate doti estetiche di Samsung che dovrebbe arrivare il 13 agosto e data di presentazione del Samsung Galaxy Note 4, torno a parlare ancora del Note 4, che sembra essere il 3 settembre all'IFA, dove noi ci saremo e quindi saremo pronti a documentarvi il tutto qualora fosse confermata questa data. Infine alcuni discorsi riguardanti l'iPhone, abbiamo avuto i primi rumor del concept sull'iPhone 7 addirittura, quindi vi invito ad andare a vederli per farvi un'idea molto primitiva ma comunque di base su quello che potrebbe essere l'iPhone 7. E infine abbiamo parlato delle nostre varie guide, come inserire la CyanogenMod 11S
sul Nexus 4 e a chiudere tutto un piccolo appunto riguardante BlackBerry Passport. Abbiamo fatto uno sguardo all'interfaccia, abbiamo visto alcune foto dal vivo e alcuni video dal vivo del dispositivo, ne abbiamo parlato e fatto vedere proprio sul nostro sito, quindi BlackBerry che prova a rilanciarsi sul mercato con un prodotto, uno smartphone davvero particolare, quadrato, con una sera QWERTY molto particolare, senza numeri, solo con le lettere, senza troppe seconde funzioni, quindi una rivisitazione dei classici BlackBerry. Speriamo che questo possa portare fortuna all'azienda, che negli ultimi anni ha avuto grossi problemi. Direi quindi che è tutto per queste due chiacchiere con me. Ci vediamo alla prossima, sempre su mobileos.it. Buona domenica e fate anche buone ferie, visto che ormai siamo in tempo. Direi che è tutto, un saluto da Mauro degli Innocenti, sempre su mobileos.it. Ciao!